Per oltre un'ora in campo sembra esserci solo l'Alba Adriatica, tonica, aggressiva e molto lucida in fase di impostazione. La Torrese, in ritardo di preparazione per le note vicende, però torna in corsa nell'ultima parte di confronto, rimedia al doppio svantaggio e trova spunti incoraggianti per l'imminente inizio di campionato. Nell'andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, giocata sul neutro di Nereto, Alba Adriatica e Torrese danno vita ad una sfida complessivamente godibile, vera e propria prova generale in vista dell'inizio del campionato previsto tra una settimana. L'Alba di De Amicis, decisamente rinnovata rispetto al recente passato, offre un primo tempo di livello grazie anche alla capacità di compattarsi e trovare spazi tra le linee. Il vantaggio al 19° ne è l'emblema. Fabrizi trova la profondità per Di Nicola, non perfetta la diagonale difensiva dei giallorossi, che rifinisce per Cellucci che da due passi fa centro. Passano appena 4 minuti e gli Adriatici raddoppiano. Di Sante verticalizza per Santi Rocco. Consorte sembra in anticipo, ma l'attaccante di casa fa valere spunto e fisicità e scarica un destro potente sotto la traversa. Gli uomini di Cristofori accusano il colpo e faticano nel trovare le giuste distanze in campo. Al 26° Cellucci prova la conclusione. Palla larga. Nella prima frazione gli ospiti si vedono concretamente solo al 28° sull'asse Casimirri-Puglia, ma il tentativo di graffiare da parte del capitano non crea grattacapi di sorta a Petrini. Prima della pausa l'Alba è ancora pericolosa in altre tre occasioni. Prima con Cellucci alla mezz'ora, Camaioni dice di no con i piedi, poi con Santi Rocco. E infine con il tiro cross di Passamonti che centra in pieno il palo, poi Giorgi di testa non riesce a ribadire con efficacia in porta. La ripresa progressivamente inizia a dispensare un altro spartito, anche perché la Torrese prova ad alzare i ritmi e baricentro, anche con l'ingresso in corsa di Criscolo, poi decisivo. L'Alba però non corre grandi rischi, Petrini è attento al 16° sulla stoccata dalla distanza di Gelsi. Adriatici che ripartono bene al 19°, Santi Rocco impegna Camaioni nella presa, ma il tapine di Passamonti è invalidato dalla bandierina dell'assistente. Il finale è quasi tutto a tinte giallorosse. La Torrese accorcia al 32° con Criscolo, che trova il corridoio giusto e disegna un diagonale vincente. Gli ospiti trovano coraggio. Al 36° il bolide di Tini centra in pieno la traversa. Poi al 41° l'episodio che cristallizza il risultato. Consorte si guadagna un penalty, che qualche dubbio lo desta. Mentre Criscolo trasforma con freddezza. Finisce in parità, in attesa della gara di ritorno in programma il 30 settembre a cambi invertiti, mentre domenica sarà già campionato, con Alba Adriatica e Torrese impegnate entrambe in trasferta, rispettivamente a Città Sant'Angelo e a Penne.